affrontano poi delle problematiche comuni che riguardano il teatro in un po' tutte le realtà, perché poi nasce anche dal confronto con le altre realtà in ambito teatrale. Sicché riteniamo, visto che la nostra mission, sin da quando abbiamo vinto il progetto dei Principi Attivi, è proprio quella di formare nuovi pubblici, perché poi possa essere un elemento, perché il pubblico è un elemento fondamentale di interscambio all'interno dello spettacolo, e mostrare loro come si arriva poi all'evento, allo spettacolo. Ogni volta che pensiamo, che valutiamo una nuova iniziativa, la valutiamo in grande, nel senso che tentiamo di, creare una sorta di amplificatore che possa far venire fuori tutte le risorse e le capacità, di quelle persone che rimangono un po' ferme nel loro territorio, con le loro insicurezze, le loro paure, e che spesso non vengono valorizzate. E quindi quello che tentiamo di fare è unire le forze per poter creare qualcosa tutti insieme. Il teatro può risvegliare il senso di comunità, il teatro è uno strumento sociale e il nostro progetto è proprio una proposta culturale che possa diventare praticamente un fattore sociale di benessere. Quindi c'è questo binomio tra sociale e culturale. Il progetto Theatre by Loving, by Community. È proprio questo, in realtà si relaziona benissimo con questo progetto che è Amo Te. Noi stiamo già lavorando su questa ipotesi, quindi in qualche modo Amo Te è un'applicazione pratica, il campo pratico di questa sperimentazione in qualche modo che potrebbe significare dare nuove opportunità anche al teatro e soprattutto dare nuove opportunità alle piccole comunità. Noi intendiamo, a partire da questo laboratorio di oggi, creare un nuovo scenario. Siamo partiti da uno scenario negativo e quindi poi vogliamo in qualche modo costruire uno scenario positivo che porteremo ad Amorosi. E vorremmo applicare al nuovo festival, quindi il Festival 2015 nasce da questa ipotesi che noi oggi costruiamo. Poi sceglieremo il gruppo di lavoro che in qualche modo ci convince di più e lo premieremo con una vacanza ad Amorosi, quindi lo inviteremo in qualche modo a partecipare al nostro, saranno nostri ospiti e quindi li premieremo con la visita e l'esperienza del festival. Innanzitutto, ciao a tutti. Siamo partiti nel 2005 con il festival e in realtà l'idea proprio base era partita dal discorso di trasformare un luogo, in questo caso specifico Troia, in un grandissimo palcoscenico che coinvolgesse tutta la comunità, quindi tutta Troia. La prima cosa su cui siamo partiti era proprio lo slogan che noi portiamo avanti dal 2005 è tutta un'altra Troia, un po' giocando sull'ironia, un po' proprio giocando sul discorso che noi volevamo fare dal primo anno, quindi di far diventare un luogo che vive ovviamente ogni secondo della sua vita in un determinato modo, a un certo punto si trasforma in qualcosa di diverso. Ovviamente si trasforma in qualcosa di diverso prendendo dalle radici del luogo stesso. E quindi abbiamo deciso di rivolgerci ad un pubblico non abituato al teatro. Cioè che non frequentava il teatro, che non era interessato al teatro, e soprattutto al teatro di ricerca, perché poi è quello che stiamo cercando di portare avanti, di ricerca inteso non come sperimentazione fine a se stessa, ma proprio di ricerca di nuovi linguaggi, teatrali, musicali, eccetera, artistici in generale. Quindi niente, quindi ci siamo posti delle domande. La prima risposta che ci siamo dati era rendere questo festival gratuito, cioè non potevamo far pagare un biglietto ad una persona che non era interessata al teatro, non avremmo avuto spettatori. E quindi abbiamo creato effettivamente tutti questi spazi aperti e fruibili a tutti.